Ciao a tutti e bentornati, io sono Giuliana ed oggi ci spacchettiamo l'Illumicrate di marzo. Ebbene sì ragazzi, è arrivata la box gialla, quindi non ho fatto il mio epic fail del mese scorso che mi è arrivata con una box normale. Immagino che per i primi forse abbonati la prima uscita sia, insomma, la inviano in quel modo, non ne ho idea. Comunque è gialla ragazzi, è gialla e quindi direi di aprirla subito. Dunque, so qual è il libro che uscirà perché l'Illumicrate lo annuncia sempre. Andiamo per ordine. Il tema di questo mese è A Life of Its Own. Eccolo qui. E abbiamo la spoiler card qui, eccetera, eccetera. E poi ce la spulciamo all together. Ok, partiamo subito con l'item che vedo gigantissimo ed è una tazza. Adesso la apriamo e la tazza è dedicata a Gideon la nona. Ce la farò, sì. Ok, voilà. Classica, insomma, tazza, il formato della tazza comunque nelle box più o meno è sempre la stessa. Eccola qui. Niente. Illumicrate, insomma, questo è il primo item. Io Gideon la nona non l'ho letto. Non mi interessa leggerlo, a dir la verità, perché non mi prende, cioè non mi è interessato né la trama né tutto quanto. Sono strana, può darsi, e ho preferito concentrarmi su altre letture. Poi abbiamo anche qui, come per la Fedilut, un copricuscino, sì, dedicato a Dateless. Eccolo qui. Uff. A differenza di quello della Fairyut, questo è tipo di sembra plaid, sembra velluto anche. Carino, io non amo particolarmente i colori rosso e nero insieme, ma è una cosa mia personale. Però per quanto riguarda la qualità, posso dirvi che è ottima, al tatto è veramente un'ottima qualità. Poi abbiamo una specie di... qui dice un porta Giulia in italiano e un porta cuffie quando non vuoi ascoltare gli altri. Beh, sì, è vero, potrebbe essere utile. Anche il materiale non è male e appunto se non siete riusciti a leggere porta una citazione di Martha Wells ed è, ecco qui, qui ci sono questi, non so come si chiamino in italiano, per tenere fermo tutto. E qui una specie di, mi viene da dire pochette, insomma, credo comunque che in borsa sia davvero molto utile questo oggetto. Non è neanche tanto pesante, ecco. Poi abbiamo, chi sei tu? Un oggetto rinchiuso in un piccolo foglio di plastica. E a sua volta chiuso in un foglio di carta. Vediamo un po' cos'è. In teoria è un portachiavi, ragazze. Howl's Movie Castle. Travel the West in Howl's Movie Castle. Housekeeping and breakfast not included. Leggere queste cose piccine per chi porta gli occhiali è assurdo. Comunque, credo sia... Sì, praticamente quelle cose che si mettono fuori alla porta. Comunque. Molto bello, sembra fatto in madreperla. Con questo ciondolo... Con questo ciondolo a forma di stella. Molto carino, però non ne ho capito l'utilità. Dice, keep track of the keys to your own movie castle. Va bene, sì. Sì, va bene. Non mi ha entusiasmato tantissimo. Poi abbiamo... leggo qui All in the World Notepad, dedicato a Other Worlds of Smoke, e questo lo trovo molto molto utile perché io li uso tantissimo ed è un block notes in sintesi, ecco, dove è possibile riportare gli appunti eccetera eccetera, e anche molto spesso, e questi li trovo davvero molto utili. E siamo arrivati al libro del mese, che insomma credo di avervi anche svelato il mese scorso. Wow! E Gallant della Schwab. Intanto, oh mio Dio quanto è piccolo! Oh mio Dio quanto è piccolo, ma...
Oh mio Dio, che bello. Oh mio Dio, questa edizione. Ok. Abbiamo appunto Gallant della Schwab, ma ragazze, cioè, state vedendo? Sì, è piccolo. È proprio piccolo e sottile, io pensavo fosse chissà cosa. Però adesso ci spulciamo tutta l'edizione. Ok, senza copertina abbiamo questa casa, insomma, in rosso, il pandan con il titolo sul bordo. Wow! Immagini ad inizio, fine libro, sono le stesse? Credo di sì. Credo di sì. Abbiamo qui un'altra introduzione. Dovrebbe esserci, se non sbaglio, anche la firma dell'autrice, ma sinceramente non la vedo. Quindi non so dirvi. Veramente molto curata. Veramente molto molto curata. Vedo che ci sono delle pagine dai laterali, si vedono delle strisce nere, quindi immagino che oltre ad essere divisa in parti, sì, ci sono dei momenti, ok, in cui ci sono delle immagini. Wow, che edizione! Strano che non sia firmata dall'autrice, o a meno che io l'ho ricevuto quella non firmata, la mia solita fortuna, ma non ve lo so dire. Comunque è una bellissima edizione. Mi stranisce il fatto che la Schwab abbia scritto un libro così piccolo, cioè, insomma, non è da lei, è di LaRue, era gigantissima, adesso non ricordo dov'è, tipo questa zona era enorme, questo mi sembra, ma è veramente piccolo e sottile. Vabbè, ragazze, guardiamo il lato positivo, si leggerà in 448, speriamo, perché la Schwab analizza sempre dei temi particolarmente, si può dire pesanti, però molto belli, ecco, quindi insomma, sono fiduciosa. Niente, ragazzi, questo è il bottino dell'Illumicrate di marzo. Il libro mi è piaciuto tantissimo, le rifiniture, l'edizione e quant'altro, molto bello. Quale item io abbia apprezzato di più? Sinceramente, mi è tutto indifferente. Trovo molto comodo questo da portare in borsa, questo sì, e il block note. Per il resto, insomma, niente di sconvolgente, ecco. Niente ragazzi, per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!